Il Teramo conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia e lo fa meritatamente vincendo di misura 0-1 sul campo della Viterbese detentrice del titolo. Formazioni sperimentali, Diavolo con Dzeko a sinistra, Cancellotti e Iotti centrali, Lasic playmaker e Martignago Birligé alle spalle di Cianci. L'avvio sembra essere appannaggio dei padroni di casa, ma l'impressione si rivelerà sbagliata, perché la Viterbese, dopo aver fatto capolino in avvio con la scivolata di Volpe al sesto, dopo una sponda di testa e con la percussione di Urso, di fatto esce dal match, surclassato da Teramo, che seppur imbottito di seconde linee gioca un primo tempo magistrale. Al 18esimo la conclusione di Martignago dopo lo slalom è troppo centrale, molto più pericoloso Cianci al 21esimo quando costringe Maraolo ad una deviazione in calcio d'angolo del suo tiro solo parzialmente contrato da Atanasov. E il preludio alla rete del vantaggio che arriva sul tiro susseguente dalla bandierina, ancora Cianci spizza, Cancellotti controlla e batte l'estremo difensore di casa per lo 0-1. Il Diavolo controlla e avrebbe anche un paio di occasioni con Costa Ferreira che tenta il raddoppio con delle conclusioni dalla distanza ma senza trovare il bersaglio grosso. La fiammata, di fatto l'unica della prima frazione, la Viterbese ce l'ha al 42esimo quando Antezza, da ottima posizione, spara fuori un destro liberato dalla percussione di Urso. Nella ripresa Lopez inserisce Tunkarà, che al 56esimo ha una buona occasione, lanciato a rete, ma chiuso da Lewandowski al momento della conclusione. È indubbio che il numero 9 dia qualcosa in più alla prima linea di casa, Tedino concede invece l'ultima mezz'ora a Minelli, ma è Martignago ad avere la possibilità di raddoppiare al 63esimo, diagonale potente ma alto. La risposta di casa nel destro strozzato proprio di Tunkarà che ignora Bezé al centro e manda fuori. Entra anche Tentardini per Dzeko in un finale nel quale il Diavolo gestisce pochi pericoli fino al minuto 86, quando proprio Tentardini sbroglia in qualche modo una mischia furibonda che si crea a pochi passi da Lewandowski e poi ci mette la testa sul piazzato teso di Bensaia che chiude la partita. Il Teramo se ne va agli ottavi di finale, ma non c'è tempo per festeggiare. Domenica torna già il campionato e la trasferta col Picerno per fare cinquina di vittorie.